Il segretario nazionale dell'UDC, l'onorevole Lorenzo Cesa, ha preso parte all'Aurum di Pescara a una conferenza stampa per presentare alcune novità che riguardano il Consiglio Comunale della città di Pescara e anche le prossime amministrative in diversi centri della regione. Nel corso dell'incontro Cesa si è soffermato sui programmi e le aspettative che l'UDC ripone per le elezioni amministrative che si terranno nel prossimo mese di ottobre. È stato il consigliere comunale di Pescara Massimiliano Pignoli ad annunciare l'appoggio della lista civica di Berardino Fiorilli all'UDC e ha affermato che in futuro ci saranno altre adesioni. Cesa ha ribadito il ruolo che l'UDC deve avere all'interno della coalizione del centrodestra. Bisogna riaggregare quest'area che fa riferimento allo scudo crociato, lo stiamo facendo oggi a Pescara, ma lo stiamo facendo in quasi tutta Italia, con grande successo, perché oggi purtroppo c'è una crisi della politica molto forte, dei partiti molto forte, e quindi c'è da riprendere un'iniziativa per ridare credibilità alla politica, riportare la politica con la P maiuscola ad essere credibile ed avere il prestigio che deve avere. Ma c'è bisogno di un grande centro nel paese, c'è bisogno di un centro di buonsenso, di un centro responsabile. Questo bisogno di tornare alla normalità. E alla politica della concretezza, ecco, questo bisogna fare oggi soprattutto, e cogliere un momento straordinario che l'Europa ci offre. Noi avremo 230 miliardi, stiamo parlando di 450 miliardi delle vecchie lire da spendere, e bisogna cogliere questo momento per rilanciare il paese e ridare risposte concrete ai problemi della gente. Noi siamo nel centrodestra a livello nazionale, lo saremo qui a Pescara, lo saremo in Abruzzo, in tutta Italia. Noi siamo coerenti, noi abbiamo fatto delle scelte, siamo nel centrodestra, ma il centrodestra senza un centro serio, cioè, non può vincere.